Parcheggio riservato alle utenze del Palazzo di Giustizia, una questione discussa durante una conferenza permanente dello scorso 11 novembre. Una problematica affrontata da numerosi anni dal sindacato Confsalunza, che nei giorni scorsi aveva inviato al presidente della Corte d'Appello, Salvatore Cardinale, al procuratore generale della Repubblica, Sergio Lari, e al sindaco Giovanni Ruvolo una lettera in cui chiedeva di ripristinare uno spazio utile al parcheggio del personale giudiziario. Richiesta questa, presa in atto durante la conferenza, così come la proposta di introdurre dei semafori a pulsantiera in prossimità delle strisce pedonali prossime al palazzo. Come risposte effettive ancora non ne abbiamo avute e ufficiali. Abbiamo avuto un segnale perché abbiamo saputo che la conferenza permanente, che è un organismo che è stabile in tutti i palazzi di giustizia, a Caltanissetta, tra gli argomenti che hanno trattato giorno 11, hanno previsto anche la discussione sulla nostra lettera che abbiamo inviato ai vertici giudiziari e al sindaco. Ora la procedura è questa, che il presidente della Corte è stato delegato da questa conferenza a iniziare la procedura. Quindi il presidente della Corte, unitamente al procuratore generale che si occupa della sicurezza nelle adiacenze del Palazzo di Giustizia, contatteranno il sindaco, l'amministrazione comunale, presumo, per cercare di trovare una soluzione. Noi ci auguriamo che sia la soluzione migliore possibile per soddisfare questa esigenza ormai ventennale, perché prima delle stragi purtroppo noi avevamo degli spazi per il parcheggio riservato del personale. Dopo le stragi purtroppo i motivi di sicurezza hanno impedito questa possibilità. Ci auguriamo che per il futuro anche questi pericoli vengano completamente abbandonati e quindi il personale giudiziario potrebbe vivere con più tranquillità non solo nei palazzi di giustizia, ma abbia la possibilità anche di poter parcheggiare le auto quando si viene al lavoro da tutte le parti della provincia.